Buongiorno, oggi è lunedì 12 febbraio, una coppia palermitana è stata fermata per la strage di Altavilla Milicia dopo le indicazioni date ai carabinieri da Giovanni Barreca, il manovale che ha confessato di aver assassinato la moglie e due figli di 5 e 16 anni. Gli investigatori ieri sera sono arrivati ai due che potrebbero aver ispirato il folle disegno dell'operaio in un contesto di riti satanici. Una terza figlia di 17 anni scampata alla strage e trovata in casa dai carabinieri in stato confusionale, ha parlato di esorcismo. Antonella Salamone, la moglie 41enne, uccisa insieme ai figli, era originaria di Aragona. La donna si è trasferita nel Palermitano nell'ottobre 2019, subito dopo il matrimonio con il suo carnefice Giovanni Barreca. Nel luogo della strage sono arrivati alcuni familiari di Antonella Salamone che, rispondendo ai cronisti, hanno detto di non sapere cosa possa aver innescato la strage. Tragedia ieri pomeriggio a Niscemi, dove un uomo di 31 anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri. Il giovane, a quanto pare, stava passeggiando con il suo cane quando quest'ultimo è finito nel pozzo pieno d'acqua. Il 31enne, nel tentativo disperato di recuperare l'animale, è precipitato a sua volta all'interno del pozzo. La comunità di Favara si è stretta attorno alla famiglia di Agostino Fanara, l'atleta di 52 anni della società Favara Runners, morto mentre faceva jogging lungo il viale delle dune a San Leone ad Agrigento. Fanara era molto conosciuto nell'ambiente podistico regionale per essere assiduo frequentatore di gare in giro per la Sicilia, ma anche per la sua cordialità e sportività. E sindaco Antonio Palumbo ha ordinato il lutto cittadino. L'acqua del sosio verdura inutilizzata viene scaricata a mare, successo nella giornata di ieri tra l'incredulità di migliaia di agricoltori del comprensorio riberese. Lo smaltimento si vede anche a qualche chilometro di distanza dalla statale 115. Il motivo è che la pioggia delle scorse ore ha incrementato sorgenti e torrenti che alimentano la traversa di Gammauta. Per evitare che tracimi, l'acqua viene inviata con una conduttura sotterranea a perdere a mare nei pressi di Poggiodiana. Sport: le due squadre di pallavolo saccensi tornano a vincere insieme nei rispettivi campionati. Non accadeva dal 3 dicembre dello scorso anno. In cima a Schile, il Volley Club Sciacca ha regolato in casa senza problemi l'Erice Entello per 3-0. Nella D femminile, la squadra di Nino Marchese ha interrotto un periodo negativo ed ha vinto a Palermo contro la Pallavolo 2000. Vittoria che ci voleva, ottenuta al termine di un match combattuto, vinto anche grazie a tanta grinta. Calcio: Sciacca sconfitto nella 21ª giornata del campionato di eccellenza, i neroverdi escono battuti dalla trasferta di Fulgatore, 2-1 il risultato finale per i trapanesi che prima del match erano ultimi in classifica e che con i 3 punti hanno scavalcato il Mazara. La rete saccente è stata segnata da Seccan, che aveva accorciato le distanze a 10 minuti dalla fine, ma poi non è stato possibile pareggiare il match. In classifica guida sempre la Nissa, che ha portato a 6 punti di vantaggio dal Pro Favara, battuto nell'anticipo di sabato dal Castellammare. È tutto per questa mattina, grazie e buona giornata da Giuseppe Rec. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.